Pretendiamo molto di più dei nostri attaccanti in fase realizzativa, più presenza in area di rigore, più cattiveria agonistica negli ultimi 20 metri, non è che devono offendersi, lo sanno anche loro, ma questa non è una critica, è una constatazione che, sulla quale abbiamo basato tutto il lavoro anche settimanale, sull'attacco della porta, sugli ultimi 20 metri con ancora più cattiveria. Però io credo, sono consapevole delle difficoltà, ma anche dell'ottimo lavoro che si sta portando avanti. Però domenica è un crocevia importante, dobbiamo dar continuità alla prestazione di sabato domenica, perché se no questi singhiozzi poi portano soltanto del malumore. Domenica, sabato abbiamo giocato bene, non abbiamo vinto ma abbiamo giocato bene, domenica dobbiamo fare una grande prestazione e vincere. Questo vorrebbe dire dare modo alla società e alla squadra di sviluppare bene il progetto e di credere nell'autostima sempre maggiore, se no diventa tutto più lento e no, abbiamo bisogno di accelerare. Quindi non sarà facile, perché incontriamo una squadra pericolosa, anche se non ha fatto ancora punti, ma giocano molto bene. Intendiamoci, se giochiamo come a Cuneo perdiamo, questo è poco ma sicuro. Se giochiamo come abbiamo giocato con la Cremonese abbiamo molte chance di andare a espugnare quel campo, però dobbiamo mantenere questo livello di prestazione. Vediamo se la crescita è effettivamente a buon punto o se siamo ancora un po' lenti in questo senso. Se facciamo una grossa prestazione e vinciamo, vuol dire che la strada allora è quella giusta. Come si lavora con